Per quanto riguarda il gong, può essere che alcuni all'inizio che non l'hanno provato, un po' troppo forte, un po' troppo fastidiosi. Quando noi facciamo resistenza, i nostri scheri fanno resistenza. E quindi sentirete come un po' effettivamente di profilo di resistenza. A questo punto mettete la mano sinistra al cuore, la mano destra sopra, fate un bel respiro e tornate al respiro normale. Qualunque cosa emerga da questi suoni, ritmi, vibrazioni, lasciate che emerga. Per cui sensazioni, immagini, vibrazioni, calore, qualunque cosa. Perché proprio andiamo a pescare nell'inconscio, nel profondo e la facciamo emergere. Quindi qualunque cosa emerga, alla fine ci sarà un po' più bello, qui noi vedremo un attimino quali sono state le reazioni e quali sono state, diciamo, le vostre sensazioni. Dentro che io vi dica le mie, voi dovete provare le vostre. Ognuno è diverso, pur sentendo lo stesso suono. Ognuno ha raggiunto un punto di consapevolezza, che è il suo, e quindi saranno diverse le sensazioni che si incontrano. Quindi ci mettiamo a seduti nuovamente. Cominciamo a fare dei piccoli cerchi di tessuti in questo modo, inclino il busto di 30 gradi, ruotando prima la mia sinistra e senso rotatorio. Quindi lentamente, molto lentamente, inclino il busto di circa 30 gradi, non è tanto la testa quanto il busto, perché il punto che dobbiamo affrontare l'attenzione va a un punto, alla zona dove posso fare, dolcemente, con forza, con l'abbandono. Ascoltiamo con gli occhi della mente, questo leggero movimento della parte. Dopodiché ci fermiamo quando abbiamo fatto questa esperienza, torniamo al centro e ascoltiamo uno o due respiri. L'attenzione va lì a un punto, sentite il calore e l'energia. Dolcemente afferriamo con le mani un po' di piedi questa parte anteriore e comincio a sciogliere tutta la zona superiore della colonna. Inspiro e espiro, fare il movimento. Quindi inspiro, guardo verso l'alto e espiro, lascio dolcemente. Quindi inspiro e espiro. Movimenti dolci, lenti, l'attenzione va alla colonna, alla parte superiore. Quindi inspiro e espiro. Dolcemente, un po' con la forza, un po' con l'abbandono. Senza forzare, rispettando sempre i vostri limiti. Inspiro, dolcemente. Semplici gesti che servono per circolare l'energia in quella zona. Poi dolcemente ci fermiamo al centro, uno o due respiri, cambiamo la posizione del piede, perché stava dietro, andiamo avanti, con il gesto dolcemente si ripete di coda. Inspiro, guardo verso l'alto, inspiro, scendo dolcemente, lascio, abbandono, espiro. Ascoltiamo sempre quella zona della colonna, la parte superiore. Inspiro, espiro. Torniamo al centro, dall'ascolto. Uno, due respiri, sempre l'attenzione all'ascolto. Adesso facciamo salire le energie nella parte superiore della colonna, prendendo le braccia verso il suolo, le braccia verso il suolo.
Grazie.